esposto la situazione del Teatro Verdi con soddisfazione, perché direi che il teatro sta benissimo. Abbiamo anche esposto la situazione della fondazione del Teatro Verdi, che invece ha bisogno di essere sostenuta, dalla città, di essere sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, dai soci fondatori, proprio perché tutto quel che di buono è stato fatto fino ad ora dall'amministrazione Cortopassi e dalla mia possa essere consolidato attraverso interventi strutturali che diano nel tempo garanzie al teatro di poter continuare a fare delle stagioni straordinarie come le ultime, per afflusso di pubblico, per come dire, anche per l'immagine che il teatro credo che in questi anni abbia acquisito nella città, che è un'immagine bella, un'immagine fresca, che veramente mi lascia molto soddisfatto il lavoro fatto da me e dai colleghi consiglieri d'amministrazione, con un plauso particolare ovviamente a tutti i dipendenti, a tutta la gente che lavora affinché gli spettacoli, le stagioni possano andare avanti, possano concludersi con i risultati straordinari di quest'anno, con 702 abbonamenti alla Lirica, 525 abbonamenti per la Prosa, che dicono che questo è un teatro amato più di quanto in città simili alla nostra per grandezza, insomma, non siano amati quei teatri. Cioè, siamo un teatro di tradizione forte, siamo un teatro di tradizione in salute. Dobbiamo rafforzare la fondazione.